vorrei dire Forza Italia al centro, il Consiglio al centro, un partito al centro, Forza Italia. Ho detto Lega e Fratelli d'Italia. No, non è fatto, ah no, no, cioè, no, no, perché pensavo di essere stato francese. C'è un nuovo sulla piano prima, sulla perché questa amministrazione è individuato, c'è per il punto nascita, perché da un solo anno, da due mesi, da sempre, non posso che ribadire che Forza Italia continua, perché già quando c'è stata qualche mese fa un'altra diatriba su questo fatto, Forza Italia si era, 5 mesi fa, si era espressa chiaramente tramite una monogamia cristina, che tra l'altro aveva lottato anche con Verbania, perché ovviamente Verbania non parlava proprio Mulino, ma lei, rispettando quella che era la volontà di Domodossola, dell'Ossola e della regione Piemonte, ha sempre convenuto sul fatto che l'ospedale nuovo l'ha fatto con Domodossola, la scelta dell'amministrazione, la scelta dell'area, è più che consono, anzi è ottimo vicino alla superstrada. Poi però mi dedico all'ordine del giorno che è stato presentato dal nostro sindaco, e in riferimento a questo ordine del giorno, ieri sera ovviamente tra di noi abbiamo fatto una maggioranza alla quale oltre a me erano presenti alcuni colleghi consiglieri della sua lista al sindaco e alcuni consiglieri della lista uscita recentemente dalla lista Lega, diciamo. Ieri sera non mi è parso opportuno fare alcun intervento, nonostante mi sia sentita sollecitata proprio da lei, il sindaco, indirettamente sollecitata ad intervenire, lo dico indirettamente, perché mi sono sentita, visto che gli altri comunque erano tutti. Inoltre ho gradito poco anche un'affermazione, che questa sia stata generica, sul fatto che quello che sarebbe stato detto questa sera, lei se lo sarebbe ricordato stasera e anche dopo, e ci mancherebbe altro che lei, sindaco, con la memoria che ha, non si ricordasse le cose, anzi complimenti perché proprio l'età non la sente. Rappresento un partito, sono orgogliosa di rappresentare Forza Italia, partito che nelle scorse amministrative l'ha sostenuta, sindaco l'ha sostenuta unitamente agli altri partiti di coalizione, coalizione di centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia. E oggi non posso, cioè è innegabile, non si può non dire, che la lista civica che allora la sostenne e che fu voluta da lei, composta da lei, o comunque dove lei fece una parte, fosse una lista che comunque avevano degli idee di centrodestra. Fatte tutte queste considerazioni da parte mia, pur condividendo gli intenti contenuti nell'ordine del giorno, perché come ripeto, come ribadisco, Forza Italia li condivide, perché una fattiva di apertura del punto nascita, come lei ha sottolineato, e azioni positive volte ad impedire qualunque depauperamento dell'ospedale San Biagio, e ci mancherebbe che io come ossolana puro sangue, cittadina di Domodossola, fossi contraria a una cosa del genere, io non parteciperò al voto. Non parteciperò per almeno due motivi. Quest'ordine del giorno vede la luce dopo un'asta polemica che lei, sindaco, ha fatto con la regione Piemonte, o la regione Piemonte ha fatto con lei, non lo so. Polemica nei toni non condivisa da me, dalla sottoscritta, perché la regione Piemonte, con il governo di centrodestra, è da sempre vicino al VCO e all'Ossola. Al punto che ci ha riconosciuto, e voglio vedere chi lo nega, i canoni idrici che da anni aspettavamo. E di questi canoni idrici non beneficerà solo Domodossola, ma beneficerà tutta la provincia. Inoltre, aggiungo che il presidente Cirio è sempre stato pronto ad ascoltare e a cercare di aiutare concretamente per le nostre problematiche presentate dai comuni, e questo lo posso affermare non solo come consigliere del comune di Domodossola, ma come consigliere della provincia del VCO, che effettivamente sta uscendo dalla piscina dove stava annegando proprio grazie a questa amministrazione regionale,
a questa vicinanza dei nostri amministratori che bisogna riconoscere che hanno fatto tanto per il nostro territorio. Perché l'anno scorso ad agosto tutti abbiamo risultato, tutti eravamo partecipi nell'accettare, nel condividere quello che aveva fatto la Regione. Inoltre, quest'ordine del giorno a sua firma sindaco, nelle premesse, anziché riferirsi giustamente, come ha aggiunto, ha indicato lei anche prima, a precisi e concreti atti amministrativi, si riferisce a mere dichiarazioni di chi peraltro al momento, non essendo parte di questa amministrazione, non è neanche qui e non può neanche controbattere. Per quanto ho esposto finora, io denuncio di non partecipare al voto. Grazie.